soldi, non una lira, la terra è mia e non la mollo neanche se mi cavate la pelle. Voi ci avete cavato la pelle, voi? Noi vogliamo soltanto quello che ci è dovuto. Ma se urlate così, ditelo voi a quel vecchio pazzo di vostro padre, chiaro? Levate le unghie della vostra varita. Va via, ladro, ladro, ladro! Calmatevi anche voi, babbo. Ah, no, voi state qua dentro. Ma cosa? Lasciatemi parlare. Per dir che? Per dir che? Lasciatemi parlare, porco Giuda, siamo contadini anche noi. Ve ne ricordate soltanto quando vi fa comodo, padron Zuanini. Oh, ma hai rifiutato di ascoltarvi? Voi o mi ingonfa lo stesso, i padroni sono tutti una razza. Ad ogni modo, contratti nuovi al 53%? Mai! Mai! Non siamo pari voi a me. La terra me la son cresciuta per i miei figli. Svani, ricordati, questo è un ordine che ti dà tuo padre. Tu devi... Babbo, che avete? Hai visto che gli è successo? Bisognerà chiamare un dottore. Anche... Non è male da dottore quello, è male da prete. Se la varranno, mi prete. Amico, li ha preso. Di. Zvani. Sono qui, babbo. Dove sono i tuoi ragazzi? Li ho mandati a giocare sulla spiaggia. E tua moglie? È corsa a chiamare il... State calmo, babbo. Il medico ha detto che non dovete parlare. Zvani. Non lasciarti imbrogliare da quella gente. Sono tutti ladri, tutte canaglie. Va bene, non agitatevi, state calmi. Difendere per i figli il frutto dell'onesto lavoro. La casa è mia. La terra è mia, non la devono toccare. Su, babbo, buono. I frutti dell'onesto lavoro. La terra è mia. Povero babbo. Anche il padrone diceva così una volta. Ora che siete padrone voi, vi comportate come se lo foste da sempre. Ve lo siete scordato il tempo in cui eravate soltanto il colono del professore e abitavamo laggiù, nella casa vicino alla stalla. Tutto era diverso allora. C'era una fontana al posto del cancello e il viale che conduceva al paese passava per la campagna. Mio padre si recava ogni anno, sul principio dell'estate, a ricevere i padroni alla stazione. E io udivo di lontano il rumore del calesse, prima ancora di vederlo apparire fra gli alberi. Per lei. Per me davvero. Buongiorno, professore. Buongiorno, Marianna. Che profumo e che colori. Noi in città ce ne scordiamo queste gioie. Grazie, Marianna, tutto bene qui? Tutto bene, signora padrona. E anche lei, Madonna Santa, una ragazzina. Ma come fa ogni anno a essere sempre più bella? Pare una rosa di maggio? Lascia perdere, va. Gli anni passano per tutti. Come stanno le galline? E la mia mucchina, la mia mucchina. La vacca? Una meraviglia. Pare una rosa di maggio. Robertino, quel cane, basta. Abbaia perché è contento, mamma. Vedi, Svani, sta con te tutto l'anno. Tu gli dai da mangiare, ma appena arrivo io riconosce subito il padrone. Fa così perché è una bestia. E va lì, che minchione, sbrigati. Subito, babbo. Buongiorno, professore. Buongiorno, Svani. Robertino! Sì, papà. Guarda, le nostre insegne sventolano là sull'albero maestro e contro lo scafo le onde azzurre e verdi si infrangono. Che? Una casa è una specie di nave. Un giorno tu sarai il comandante di questa casa, di questa nave. E volevo dire, sì, insomma, tu sarai il comandante. Come io lo sono oggi e come lo fu un tempo mio padre. Tu mi capisci? No.
Non ha importanza. Va, figlio mio, va. Grazie, va. Papà. Andiamo, Dir. Di corsa. Vieni, Dir. Niente più bello di una casa che si riapre ai suoi padroni. È come se ritornassi a vivere dopo aver dormito tutto l'inverno. Riapre gli occhi sul giardino, sul fiume, sulla calma serena del mare. Dove devo mettere le federe, signora? E dove le vuoi mettere? Nell'armadio, no? Benissimo, signora. Ah, mi raccomando i mazzettini di lavanda. Sì, signora. Voglio che la casa sia tutta freschezza, pulizia, profumo. È sbiadita, naturalmente. Immaginarsi se quelli si ricordano di metterci le fodere. Marianne! Marianne! Eccomi, signora padrona, vengo! Ma dove vi siete cacciati? Cosa state facendo? Oh, Dio mio, che noia! Dover pensare sempre io a tutto. Oh! Marianne! Eccomi, signora padrona. Marianne! Cosa c'è? Le mie rosoline alberelle, guarda! Guarda, morte! Morte! Oh, ti avevo pur detto di badarci. Ma come facciamo, signora padrona, con la vacca, i maiali e tutto il resto? Dobbiamo... Che a voi non piacciono le mie rose, vero? Ma sì, soltanto... Tu? Questa da dove saltano fuori? Le ho portate adesso per lei. Per me? Oh, questa è gentile. Vedi, Marianna, a me basta un pensiero che venga dal cuore e io perdono tutto. Sono freschi? Oh, diavolo, sono uscite adesso dal buco della gallina. Dal buco? Marianna, non si dice così. Si dice, è nato adesso. Per lei, signora padrona, anche le bestie dovrebbero essere senza il culetto, come gli angeli del paradiso. Una testa e due ali soltanto, Perché no? Il mondo è brutto, cara Marianna. Dobbiamo essere noi ad abbellirlo, con le nostre parole, con i nostri pensieri. E le mie api, Mingon? Sono morte tutte quest'inverno, signor professore. Oh, dovevo aspettarmelo. Le api sono delicate come signorine. Le api, signor padrone, le devono tenere i preti, che hanno tempo e pazienza. I sbagli! Siete voi che non amate abbastanza il vostro lavoro. Virgilio ha scritto in proposito dei versi meravigliosi per insegnare ai contadini l'arte di piantare le vigne, di dissodare la terra, di accudire alle api. Signor padrone, se dovessimo imparare le poesie ogni volta che si mette giù il letame, staremmo freschi. Ecco qua. Principio sed essa pibus stazioque petenda, queque sit ventus aditus. Mio padre lo guardava e non diceva nulla. Era un grande erudito il professore, ma viveva in un altro mondo. E forse per questo la padrona era così nervosa. Chissà se il loro figliolo se l'erano fabbricato a letto come fanno tutti, o l'avevano invece trovato sotto un fascio di rose. Quando scendeva la notte, spesso Robertino non andava a dormire. Io l'aspettavo lungo la spiaggia dove passavamo molte ore giocando ai pirati. È caduta per terra con un gran fracasso. Allora si sono accorti che io li spiavo e mi sono saltati addosso, in quattro. Mi hanno legato ad un palo e volevano sapere come avevo scoperto il cubo. Ma io zitto. Allora, a un cenno del pirata... Svani, io parlo e tu mangi. Beh, non mangio mica con le orecchie. Ma hai sempre fame? Sempre. Perché? Perché non mangio abbastanza. Come hai fatto a scappare dai pirati? Non posso dirtene, è un segreto. E dimmelo. Non posso, ho giurato di non rivelarlo a nessuno. E a chi lo hai giurato? Anche questo è un segreto. E dai! Sul più bello c'è sempre qualcuno che ti fa giurare il segreto. Mio padre dice che racconti più balle tu di quante ne spara il governo in un anno. Tuo padre non può capire, è un contadino ignorante. Ehi, ma sei proprio sicuro? Sicurissimo, lo dice anche la mamma. Per pacco, non ci avevo mai pensato. Babbo? Fate i conti? Mm. È inutile che faticate, tanto non ci riuscirete mai. Siete un contadino ignorante. Voglio un disgraziato! Ti insegnerò io a parlare così a tuo padre. Vieni qua, sangue di cura!
Vieni qua subito! Vieni qua! Mamma mi ha picchiato! Mamma mi ha picchiato! Io non ho fatto nulla! Vieni qua subito, Svanì! Ma lasciatelo stare, povera creatura! Si può sapere che cosa ha combinato? Che ha combinato? Io me ne sto lì a sudare sette camicie per cercare di guadagnarci il pane e no signore, viene questo qua fresco come una rosa a darmi del contadino ignorante! Vieni qua subito che te lo insegno io il rispetto! Non sono stato mica io! È stato Robertino a dirlo! Che c'è di male? Robertino? Sì! È stato il signorino Robertino a dire così? E tu lo stai anche a ascoltare? È proprio vero che i signori sono tutte carogne! Tiro dalla nascita! Buono, buono, anche voi finitela di gridare! I bambini non lo fanno mica per malizia! Sono i genitori che gliela mettono in testa, la malizia! Marianna, se tutti i padroni fossero come i nostri! Ma se credete che voglia fare questa vita per sempre, vi sbagliate! Quelle lire che abbiamo messo nella cassetta hanno da crescere! Dovessi rimetterci le ossa! E un giorno farò la signora anch'io! E la vedremo se siamo tanti ignoranti! Lo vedremo! Oh, so! Mangiate, mangiate! Mangiate, signori! I nostri contadini sono gente rude, ma ci vogliono tanto bene. Tutto sta nel prenderli per il loro verso. E io credo di saperlo fare. Ancora un po' di tè, cara amica? Grazie, professore, ma non vorrei... Per carità, signora mia. È un piacere. Su, soffia, Robertino, su, forza, forza. Bravo, bravo, Robertino, bravo. Oh, adesso vediamo che cosa c'è qua dentro. Com'è bello il signorino Robertino! Diventerà un principe, glielo dico io! Grazie, Marianna! Papà! Mi avevi promesso una barca grande! Che c'è? Adesso non sei contento? No, voglio una barca vera! Voglio andare in Africa, in Austria! Me l'avevi promesso! Le barche vere non sono fatte per i bambini, è troppo pericoloso! E poi lasciami in pace, devo occuparmi dei miei invitati! Ma potrei andare sul fiume, papà! No. Solo sul fiume! E finalmente un'estate arrivò una bambina dall'America. Era una parente della padrona che aveva qualche anno più di Robertino. Nessuno poteva immaginare allora la sua importanza nella vita della villa e dei suoi abitanti. È stato un buon viaggio, signora. Vieni, vieni tesoro. Avanti, Robertino. Su, lo sai che non devi far aspettare la mamma e non fare l'orso, vero? Robertino, questa è una tua lontana cuginetta, si chiama Dolly. Verrà a passare con noi ogni estate e tu dovrai farle da cavaliere. Beh, cosa si dice? Good morning. Insomma, Robertino, non si saluta? No. No? E perché? Perché è brutto. Robertino! Chiedi subito scusa alla Dolly, eh? No. No, 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 no. Si può sapere perché dici sempre di no? Perché è brutto. Torna immediatamente in camera tua, eh? E ricordati che hai dato un gran dolore alla mamma. Avanti, marcia. Oh, mi dispiace, sai tesoro. Ma non è cattivo, sai. È solo un po' testardo, ecco tutto. It doesn't matter, Aunt Mary. I will change him. Cosa ha detto? Ha detto che ci penserà lei a educarlo. Con permesso, signora. Come, Dolly. Goodbye, Aunt Mary. Good... Ciao. Malgrado l'antipatia di Robertino, la Dolly si unì ugualmente ai nostri giochi. Ci correva dietro lungo la spiaggia col fiato grosso, oppure cercava di dimostrarsi sportiva senza molto successo. Non era invece con noi il giorno in cui comparvero i banditi. Rubavano nelle stalle e nei pollai e fermavano la gente per la strada. Tutti ne avevano paura, ma nessuno osava denunciare. Siete proprio sicura che si trattava di banditi? Ma Madonna Santa, ne dubitate? Dalla finestra, dopo mezzanotte. Signora Bella, di uomini che entrano dalla finestra dopo la mezzanotte, ce ne sono tanti e di tante qualità. Non so se mi spieghi. Ah, ma bene. Io ricevo gli amanti in casa di notte e poi vado a denunciarli, vero? Non ho detto questo. Ah, voglio sperare. Vediamo la serva. La serva! Ehi, voi, venite. Che c'è? Ah,
Mi sembra improbabile. Perché era Don Domingo? Ridono perché lui cadeva. Ma cosa vuoi sapere? Non è roba per voi. Andiamo a casa, presto. Ma non potreste descrivergli un po' il colore degli occhi, dei capelli, la tinta? Ma che tinta e tinta, maresciallo? Quelli avevano la maschera. La maschera? La maschera. La maschera? Lo sai, Mingon, che se fossimo in America la polizia li troverebbe subito i banditi, poi li metterebbe ad arrostir sulla sedia elettrica e non se ne parla più. La sedia elettrica? Se ci fosse da noi qui in Romagna, ci finirebbero i derubati invece dei banditi. Perché? Perché? Perché è così, minchione. Qui piove sempre sul bagnato. Un giorno verrà la rivoluzione. Sì. E allora vedremo. Cos'è la rivoluzione, Mingon? La rivoluzione è quella cosa per cui prima soffrono i contadini, ma poi soffrono i padroni. Ma io non voglio soffrire. Se mi fanno soffrire io chiamo Zvani e gli ordino di soffrire al posto mio. E lui deve obbedire. Chi la sa, Robertino? Forse un giorno sarai te a soffrire. Ma allora è lo stesso. Ma dico di no che non è lo stesso. Prima hanno corso le lepri e adesso è giusto che corrono i cani. Allè, allè, svelti, entrate, che tardi. E lega bene questa bestia. Una nuova caccia di galline come sabato passato. Vieni. Dir, Dir, vieni qua. Dir, vieni qua, Dir. 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 Dir, che fai lì? Quell'uomo, devo dirti una parola. A me? Con piacere. Manda via il signorino. Subito. Fila a casa e non dire niente a nessuno, eh? Qui ne va di mezzo la pelle. Dove? Ave Maria, grazie per il Madonna, te, come dici. Aspettatela, porco Giuda! Sembrate una pentola che bolle. Perché non torna vostro marito? È qui. Sono i suoi passi. Che il padrone era un bravo uomo. Queste sono le coperte e la paglia per dormire la troverete nella stalla. Nella stalla ci dormi tu. Come volete. Andiamo, Marianne. No, loro restano qui. Potrebbe venirti qualche brutta idea. Quando vedremo i polli e i salami, te le restituiremo. Va bene. Vado e torno. Un lampo. Mingon! Di, hai visto Robertino? Robertino? Ma non è a letto? No, eppure al Vignieri. I carabinieri? Sangue di Giuda, signor padrone. E quelli ci riempiono di piombo come anitre. Per l'amor di Dio, torni a casa e stia tranquillo. Torni a casa? Ci senti? Sì, adesso lo chiamiamo, il maresciallo. Mingo! Vieni! Lasciami, Mingo! Lasciami! Se no lo dico a papà che mi hai mancato di rispetto! Ehi, laggiù! Voi, chi siete? Non mi riconosce, signor maresciallo? Chiamare poco fa. Cos'è quel fagotto? Non è mica un fagotto. È il figliolo del professore. Siamo usciti insieme a fare una bella passeggiata, vero? Salutatemi, professore. Grazie tante, signor maresciallo. E ditegli che se ha bisogno della forza pubblica, sempre qua stiamo. Grazie tante e buonanotte, signor maresciallo. Buonanotte. Ehi,
Robertino. Ehi. Questo è capace di morire soffocato per farmi dispetto. Ai! A casa. A casa su. No. Cammina. Maresciallo! Non è bello, papà. Non è bello quello che hai fatto. Ma tu non puoi capire. Ma hai detto tu che bisogna essere giusti, che bisogna combattere la gente cattiva. Ma non erano veri briganti quelli là. Erano poveri diavoli che volevano solo riempirsi lo stomaco, bere un bicchiere di vino e passare una notte al coperto. Ma se avevano il fucile! Ragione di più. Chiamando i carabinieri si poteva spingerli per vendetta a usarlo contro di noi un giorno o l'altro. Ah, ma allora hai avuto paura. Di' la verità, papà, hai avuto paura. Oh, senti, basta adesso. Là, stai esagerando. Ho agito pensando a te. Voglio che mio figlio possa vivere tranquillo più tardi e godere in pace la terra, la casa, che un giorno saranno sue di diritto. Capirai queste cose quando sarai più grande. Non voglio diventare grande! Non voglio diventare grande! E infatti, il giorno dopo, Robertino è sparito. Lo cercammo dappertutto col cuore in tumulto. La padrona sembrava l'immagine dell'addolorata e il professore aveva un grande affare a correrle dietro per acchiapparla a volo ogni volta che accennava a svenire. Signora. Il mio bambino, il mio bambino. Ma dove sarà? Dove me l'hanno portato? È ferito. Sì, 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 è ferito, lo sono, sento. È ferito, cerca la sua mamma. And Mary, I found him. He's there, on the sea. Che dice quella selvaggia? E l'ha visto sul mare. Sul mare! Mio figlio sul mare! Sul mare! Sul mare! Sì, era fuggito. Aveva detto tante volte che voleva andare in Africa, in Austria. E quel giorno ci provò veramente. O forse cercava un paese sconosciuto, dove i padri non deludono i figli e non si umiliano in compromessi coi banditi. Robertino! Robertino! Visto che ti hanno lasciato senza cena e ti ho portato qualcosa da mangiare. Però non dirlo a zia, se no punisci anche me. Grazie, non ho fame. Robertino. Uffa, che c'è ancora? Senti. La prossima volta che scapperai con la barca,
Mi porti con te? Sei matta? Non voglio donne fra i piedi, io. Diceva così, ma bastarono poche stati per fargli cambiare idea. Robertino! È arrivata la Dolly. Ah, sì? E quando? Un'ora fa. Se tu vedessi com'è cambiata. Un'altra. Anche noi siamo cambiati, Svanì. È triste, quando si è giovani, aver già morso ad ogni frutto. Eh? Alle volte mi domando se la vita ha ancora qualcosa da offrire, a parte la gioia di una galoppata nel meriggio. Ma che diavolo dici? Tu non puoi capirmi. Portalo in stalla, verrò io stesso a strigliarlo. Avanti, sì. Cammina. Decisamente la vita aveva ancora qualcosa da offrire. Buongiorno, professore. Buongiorno. La prima volta che la Dolly venne in chiesa per il discorsetto del parroco fece un effetto formidabile. Di ragazze come lei in paese non se n'erano viste mai. Ehi, lei! Come si permette? Cosa vuoi? Se nessuno le ha mai insegnato l'educazione, ma chi ti sono cerca? Qua io. Robertino, non fare stupidaggini. Ma ha fischiato. Beh, era un complimento. Dolly, tu non devi permettere che... Siamo in chiesa. E tutti accorrevano verso il maestro. E molti distendevano le loro vesti per la via. E altri tagliavano i rami degli alberi per farne tappeto. E coloro che lo precedevano e coloro che lo seguivano, tutti gridavano Osanna, Osanna nei luoghi altissimi. Fratelli, vi ho citato questo passaggio perché ascoltavano tutti con aria compunta, ma c'era tra loro chi si trovava in grave pericolo e non lo sapeva. Era Miss Havelock. Ad Archimede il farmacista, detto Occhi Belli, piacevano molto le forestiere. Tutte le forestiere. Le malinconie abortatrici di nuove tentazioni. Tale, o fratelli, è il messaggio che ci porta il Vangelo. E unendo le nostre voci al coro degli angeli, innalziamo il nostro alleluia. Ma gli acuti della Miss erano presto dimenticati. Non si pensava che alla donna. In quel tempo la padrona cominciò a mettermi in livrea. E io, che avevo giocato con la Dolly bambina, io le potevo dire soltanto... Te, signorina. Io, per esempio... No, grazie. Io, per esempio, sono nato filosofo e sono diventato poeta. Così. Un momento, grazie. Sì, ho qui una poesia per lei, signorina. Davvero? Scusate. No, come non vuoi? No, grazie. Scusate. Svanì, vuoi servire? Sì, signora. Ma voi siete un filosofo e i filosofi non dovrebbero scrivere versi, mi pare. Ma filosofia e poetica sono sorelle, ascolti, ascolti. Il tuo sorriso è fresco come l'erba dei colli. De lascia che io ne goda, ineffabile Dolly. Essere perfettamente scandalo! Io non prenderei più responsabilità. Dolly sempre con garzone, Dolly camorra.
Io conosco bene i suoi vergogni. Io ho scritto suo padre in America e messo in questa lettera lista dei suoi delitti. Via, via, Miss Sedlock. Dolly sarà una ragazza un po' leggera, ma è la sua età. E quanto ai suoi delitti. Sì, signor. Lei ha fatto moltissimi delitti. Lei cercava ammirazione. Lei esce di notte con garzoni, io ho visto. La nostra Dolly così carina, com'è possibile? Sì, signora. Che assurdità. La missa ha ragione. Ciò che avviene qua dentro è una vergogna, è un vero scandalo. Voi non conoscete la Dolly. E tu meno di tutti, mamma. Perché tu sei una signora per bene. Ma Roberti, sei ammattito? Sì che sono ammattito. Non ne posso più di sopportare le sue civetterie, i suoi intrighi in casa nostra. Oh, la Dolly era diversa un tempo. Ma adesso non è nient'altro che una svergognata. Sì, è ora di chiamare le cose col loro nome. Che fai? Ti diverti? Lasciami in pace. Ne vuoi un po'? No, grazie. Sai, non vale la pena perderci il sonno con le donne. Il babbo dice che l'unico modo per mantenere l'affezione è di prenderle a sbule. Certo, lui deve volere un gran bene alla mamma. Le tira certe sventole. Guarda. Lo vedi, la messa aveva ragione. Esce di notte perché sarei... Tu sei testimone. Provocherò uno scandalo e la farò cacciare di casa io. Sì, Robertino. Non gridare. Vieni, seguiamola. Svergognata. Ora la strozzo. Lascia perdere, Robertino. Al villaggio c'è una bolognese che lavora all'osteria. Tutta grassa, una meraviglia. Domani te la presento, eh? Non si sente niente. È naturale, mica fanno l'amore coi campanelli. Ma credi a me, Robertino, se la Dolly è così, è meglio che te la scordi. Io te lo dico perché ti voglio bene. Andiamo, vieni via. Forse hai ragione. E se la bolognese non ne senta una veneta, bella io, grassa... Robertino, non... su. Andiamo, Robertino, una ragazza vale l'altra. Vi ho sorpresi, eh? Ascoltami, ascoltami, oh, no, non la toccare, no, lasciala stare, ti prego. Ti sono ragionevole. No, 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 lasciala stare. Ma guarda, non è quello che credi tu. Delituosa. Ma fammi parlare. Gammolo. No, 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 no. Lasciami stare, Peppa, calmati, calmati. Sii ragionevole. Come ragionevole? Hai ragione tu, però. Mi sento. Hai visto la miss? Con Archimede! Che bestia sono stata! Avrei dovuto immaginare che la Dolly non avrebbe mai fatto una cosa simile. Sì, hai visto la miss come saltava? Pareva una cavalletta! E la Peppa? Che sventole! Mi sono comportato come un vile. Devo chiederle perdono. Alla miss, e perché? Non fare il cretino. Alla Dolly! Chissà come mi odia per tutto il male che ho pensato di lei. Ma lei non lo sa mica quello che hai pensato. Ma che c'entra? Può averlo intuito, no? Vedi? Non dorme. E non può dormire perché sta soffrendo per me. Voglio domandarle perdono e subito. Bravo, così ti sentono entrare in camera sua e si svegliano tutti. È vero, non devo comprometterla. L'albero. Robertino, vieni qui. Robertino. Robertino, scendi. Sta attento. Don. Donny, sono io, Robertino. Donny. Cosa fai? Sei impazzito? Devo parlarti. Vieni in giardino. Ti prego.
basta questo? Ti pare il modo di svegliare la gente? Scendi subito. Ma tu non dormivi. Tu stavi soffrendo per me. Io? E io non voglio che tu soffra, poiché io ti amo. Farei qualunque cosa per te. Per te darei anche la mia vita. Ah! Robertino! Robertino! Oh mio Dio! Mi perdoni. Sì, che ti perdono. Te l'ho già detto mille volte. Stai buono. Dolly. Sì? Mi vuoi bene? Certo che ti voglio bene, ma non quando fai il bambino. Ecco. E adesso, se vuoi farmi un piacere, ti metti a leggere e mi lasci tranquilla. Dammi un bacio. Cosa? Se sono tanto bambino, non c'è nulla di male. Puoi darmi un bacio come lo daresti a un bambino. Quando ci sposiamo, Dolly? Sposarti? Ma quando tu prenderai moglie, io sarò una vecchia signora, forse già una nonna. E tu dirai a tua moglie, la bella, quella vecchietta coi capelli bianchi. Ebbene, un giorno la volevo sposare. Ma se hai appena 2 anni più di me. Sono una donna e come fossero 20. Non dire così. Io non vorrò mai bene che a te, solo a te, per tutta la vita. Furono i suoi mesi più belli. Si sarebbe rotto volentieri un altro piede pur di tirare avanti così. Invece, dovette rassegnarsi a guarire. Buongiorno, Stanì! Ciao, Robertino! Buongiorno, Robertino! Buongiorno, Robertino! Bella vita, eh? Noi qui a faticare e quelli a divertirsi. Lavora, lavora, minchione! E verrà il nostro turno e un giorno sentiranno che sorpresa. Niente, balli, balli. Grazie.
che matto. Ma non si può fare a meno di volervi bene. Tutti gli americani sono un po' bambini. Ah, sì, ma sotto c'è la stoffa dell'uomo d'affari. Ah, sì? Avete visto l'automobile? Eh? Bene, in America ne ha altre tre ancora più grandi. E tutte fatte in casa. Sì, voglio dire, è suo padre che le fabbrica. E la fattoria. Oh, me l'ha descritta la Dolly. È un sogno, un sogno. Tutte macchine. Non si vede nemmeno un pezzettino di campagna. L'America, mio caro, che gran paese. D'accordo, signore mie, l'America è all'avanguardia nel campo tecnico, ma l'Europa resta sempre la fonte di ogni ricchezza spirituale. Signor filosofo, cosa se ne fa lei della sua ricchezza spirituale? Io non la venderei per $1,000,000, signora. Stia tranquillo, caro, nessuno gliela verrà a cercare. Tu mi schiacci con quelle zampe! Honey, I'm awfully sorry. Oh, did I hurt you? James! Oh, James, venga un momento, James, caro. La mia nipotina muore dalla voglia di ballare con lei, ma non osa farsi avanti. Allora io ho detto, bambina mia, sono certa che... Ti diverti? Oh, che fai lì solo solo? Ah, quell'orso mi ha massacrata. Per mi curare. Vuoi qualcosa da bere? No, grazie. No, voglio che tu resti qui accanto a me. Dolly, ascolta. Dolly! Dolly, cara, vorresti portare James a vedere le mie roselline? Se stava ballando con la piccola Raimondi, ma qualcuno deve averle pestato un piede e hanno dovuto smettere. Ora non vorrei che lui si annoiasse, che dispiace. E James! James! Oh, sorry, signore. Yes, coming! Oh, è molto difficile. James, caro, vorrei tanto che lei portasse la nostra Dolly a fare un giretto in giardino. C'è un caldo che si soffoca. Oh, con grande piacere, signora. Dolly, tuo umile servante. Non potevi lasciarla in pace. Si può sapere perché devono stare insieme a tutti i costi. Ma che dici, Robertino? È naturale che siano insieme, no? È venuta apposta dall'America per vederla. Su, su, avanti, tesoro, non fare il geloso. La Dolly non ha più l'età per giocare con te. Vieni, fai ballare la tua mamma, che si sente molto giovane questa sera. Povera mamma, sei proprio troppo giovane per la tua età. Robertino! Tu mangi sempre, eh? Che bella coppia. Fa proprio piacere vederli assieme. C'è qualcosa di allegro, di fresco in quella razza che noi abbiamo perduto. Oh, la loro giovinezza mi consola del tempo che passa. E dica, professore, quel James è proprio così ricco come si dice? Oh, molto di più. Davvero? Ed è venuto qui per sposarla? Boh, sarebbe ancora un segreto, ma prima o poi lo si dovrà pur dire. La famiglia della Dolly ha sempre desiderato questo matrimonio. E a dir la verità è più che naturale. James non è un medico come si ritrova facilmente. Robertino. Robertino. Dove sei? Perché non mi rispondi? È mezz'ora che ti sto cercando. Io sono morto per te. Ma sei ubriaco. Alzati, va a dormire. Dolly, dimmi che non è vero. Adesso è tardi, parleremo domani. La tua bocca era la mia casa, i tuoi occhi il mio mare, i tuoi capelli la mia foresta, e tutte queste cose tu le regali ad un altro. Ma perché l'hai fatto, Dolly, perché? Oh, Robertino, noi donne invecchiamo più in fretta di voi. E dobbiamo sposarci finché siamo tanti. Non posso aspettare te. Ma ci sono pure di quegli amori dove si aspetta 10, 20, 40 anni prima di sposarsi. Una volta forse. Ma adesso, credi, non ci sono più. Via, sii ragionevole. Va a dormire. Lasciami solo, Dolly. Senti. Ti prego, lasciami solo. E finalmente venne il giorno della partenza di Dolly. L'estate era al termine
e il mare buttava il falasco sulla spiaggia. Mia madre mi portava a raccoglierlo per metterlo poi a seccare e bruciarlo con le fascine. Buongiorno, signorino. Non risponde neanche. C'ha le pene d'amore, quello là. Se avesse da lavorare tutto il giorno come noi, le passerebbe la voglia di piangere la sua smorfiosa. Dammi quel cesto. Robertino! Il treno parte fra un'ora. Mi lasciavi andare via senza neppure dirmi buon viaggio. Addio, Don. Buon viaggio. Sai, ho posto le mie condizioni, James. Gli ho detto chiaro e tondo che voglio tornare qui tutti gli anni. Compreremo Villa Igea e così resteremo vicini. Non ti fa piacere? Oh, Robertino, per amor del cielo, mi guardi come se avessi fatto non so che cosa. Non sei giusto, ecco. No, non sei giusto. Ma non capisci che ti voglio bene, più che a tutti gli altri. Tu sarai sempre il mio primo amore e il mio Robertino. Ma gli anni passano e non si può costruire tutta una vita su un amore d'infanzia. Perché? 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 Ma perché il matrimonio è una cosa seria. Non ci si sposa mica per... È un peccato. Ma che colpa ne ho io? Se la vita è fatta così. La vita? La mia vita è accanto a te, Don. Voglio svegliarmi ogni mattina e vederti respirare al mio fianco. E se sarai malata, voglio essere io a curarti. E quando tu invecchierai, voglio invecchiarti vicino. Ma come potrei mai lasciarti ad un altro? Ma come puoi pensare che io possa amare un'altra donna? Quando mi bastava sfiorarti la mano per sentirmi felice. No, no, non lo capisco il tuo modo di volermi bene. Ma di' francamente che preferisci quel grosso imbecille con i suoi dollari e le sue automobili. Da un amore come il mio, Dolly, da lui e da chiunque altro non l'avrai mai, mai, anche se tu campassi 100 anni. Robertino, non lasciarmi andare via. Prendimi fra le braccia, tienimi stretto, tienimi stretto. Non partire. È impossibile. Mia madre mi aspetta, ma tornerò. Giuro. Lo giuro. Ci sposeremo fra un anno. Farò rimettere a nuovo la barca. E quando i nostri figli saranno grandi, noi gli diremo: un tempo su questa barca, papà e mamma volevano scappare assieme. Fate piano, che se si rompe la signora mi strida. Mamma! Mamma! Sta arrivando la Dolly, presto! Babbo! Sta arrivando la Dolly! Era la Dolly. Tornava col sole dell'estate e col signor James, poiché la Dolly, malgrado le promesse fatte a Zata, aveva più... Oh, finalmente la mia Dolly è arrivata! Marianne! La mia Dolly, mi par 20 anni che non la vedo! Oh, come si è fatta bella! È sempre sottile come una volta! Non c'è mica niente lì dentro, Ti prego, Marianna, ci siamo appena sposati, avremo tutto il tempo di pensare ai bambini più tardi. Buongiorno, signor James. Buongiorno, Mingon. Porto io le valigie. Attenta come parli, Marianna, mio marito sarebbe così. Non è come credi tu, lui non ne ha proprio colpa, povero James. Sono io che non voglio. Vieni! Ah, che gioia rivederti. Vieni, vieni qui. Il mio Zvani. E dire che qualche anno fa eravamo ancora bambini, ti ricordi? Ma no, sono certa che non ti ricordi più niente, anche me hai dimenticato. Di' la verità. Rispondi, minchione. Sì, no, volevo dire no. Così, va bene, tengo molto alla tua amicizia. Marianna, nessuno deve sapere del nostro arrivo. In 2 giorni voglio riordinare la casa e poi là, una bella festa in giardino. E tu non fare la spia, nemmeno col professore. No, no. Bravo. Svanì, ti piace fare il servo, eh?
Non ti bastavano i tuoi padroni, anche con loro ti ci sei messo. Ma che servo d'Egitto? Io faccio il mio interesse. Quella è gente piena di soldi. Basta dire sempre di sì, sì. E uno ci guadagna sopra quello che vuole. Tu, no? Ci guadagni. Beh, con questo. Non sono uno del popolo come voi. Ma che popolo? Ma non sono un socialista. Sì, socialista del Magna. Rumino! Sotto di mamma! Svanì, alla sera ti mettono a cuccia! Mi piace la Dolly, eh! Questo vai in America, Svanì! Svanì, vuoi portare dello champagne all'ammiraglio, per favore? E quello laggiù in fondo, con tutti quei bei bottoni. Sì, signora, subito. Signora? Che significa signora? Noi siamo vecchi amici, Svanì. E io mi chiamo sempre Dolly, come una volta. Sì, Dolly. Buonasera. Oh, signor filosofo, che piacere rivederla. Signora. Mi sembra un secolo dall'ultima volta. Non lo dica a me. Scrive sempre poesie? Se capita, poesie d'amore. Ancora? Un tè ben ghiacciato per il signor filosofo. Non scherzi, la prego. Oh, io non scherzo, ma oramai sono sposata e lei deve evitare certi discorsi. Impossibile. Allora non è più un filosofo? No, signora, quando si ama non si è più filosofo. E questo è vero. Vede, signora, mi sono domandato spesso se lei fosse veramente felice. Ah, sì? E sono arrivata a una conclusione che forse le parrà assurda, strana, diciamo poetica, ed è questa. Lei... Scusi un momento. Zia! Oh, Dolly, cara! Voglio averti qui. E lo zio? Mio marito si è scuduto, ma sta poco bene. Diventa ogni giorno più magro e così strano, così strano. Oggi, per esempio, chiama uno dei nostri contadini e gli fa: vedi, caro, a lavorare con la vanga, se si rompe un braccio si può accomodare, ma a lavorare con questa, se si rompe non si accomoda più. Oh, ma è orribile. No, niente di male. Domani andiamo a provare. Vieni, signora, vieni con me. Lei deve essere la regina stasera. Buonasera, donna. Robertino, ho pensato tanto a te, sai. Immagino che non avrai avuto molto tempo per questo durante la luna di miele. Oh, non essere cattivo adesso. Si fanno tante cose così, perché a un certo momento si deve... Ma sono i primi sentimenti che contano, i primi amici. Ti ricordi quando sei scappato con la barca? Dio, che rabbia mi hai fatto! Avrei voluto tanto essere con te. E quando ti hanno punito, sono venuta a cercarti per dirti che ti volevo bene. L'hai detto tante volte. Ma è vero, io ti voglio bene. Mi fa piacere. Vuoi presentarmi ai tuoi ospiti, Dolly? Robertino, ti prego, non fare così. Signora, io devo assolutamente parlarle. Solo mi lasci. Venga con me, signora. Ma venire dove? Non me lo può dire qui. Non glielo posso dire qui perché ho bisogno di calma, di raccoglimento, una cosa troppo importante. Ecco qui, signora, stia attenta, si accomodi. Oh. Signora, io l'amo. L'amo disperatamente. Ma non mi faccia ridere. La faccio ridere, ma io la miro in silenzio da tanto tempo. Ho perfino composto un poema sulla sua virginale bellezza. Ma che virginale? Ho un marito e quattro figli. Signora, per un poeta tutte le donne sono nubili. Ascolti, il poema comincia così. Il tuo sorriso è fresco e il tuo corpo è frale un momento. E mi dà l'impressione di un che di virginale. Ma che assurdità, se mio marito la sentisse. Ma suo marito capirà. Bisogna adeguarsi a queste cose, signora. Le passioni sono... Ti supplico, almeno questo ballo. Thank you.
Svanì. Robertino. Dove vai? Dove vuoi che vada? A casa a dormire. A quest'ora? E perché non è tardi? Gran bella festa, eh? Tutte le donne ti guardavano in un modo. Davvero? Ma là, che te ne sei accorto benissimo. Oppure è lei che hai sempre in mente? Lei chi? La Dolly. Oh, sai, la Dolly. Ormai è un pezzo che è finita. Eppure un tempo ci morivi dietro. Ragazzate. Svanì. Mm? Ti ricordi di Nunziata? Quella che veniva ad aiutare tuo padre per la mietitura? Beh? L'ho rivista oggi. È una gran bella ragazza. Se andassimo a trovarla. Adesso? Adesso, perché no? Mica è una cattiva idea. Quella non aspetta altro. E poi c'ha una sorella. Di Robertino. Hai mai visto sua sorella? Sì, mi pare una... È una cannonata. Sì. Oddio, è molto grassa, però quanto ci si mette. Beh, che ti prendi? È proprio lui a dirti che vi vuol vedere. Non è uno scherzo, Svanì. Ma che scherzo? Ehi, traita. Speriamo. Un po' come la fa lunga. Ma che c'è ancora? Si è levato la giacca. E anche fosse nudo. Hai visto più uomini te che un consiglio di leva. Sono contenta che mi hai mandato a chiamare. Credevo che non ti piacessero le contadine, ma solo la gente fina come la Dolly. Tu mi piaci molto. Sì, veramente? Vieni. Siediti. Su, non essere timido. Ma cosa pensi adesso? Si può sapere? Robertino! Robertino, che è successo? Robertino! Robertino! Stupido! La prossima volta che mi sveglio alle 5 di mattina ti... Cavo, domando di cos'è il modo di trattare. Avessi 50 anni, va là. Ma sono qui che sembro un fiore. Soda, ben fatta, con dei fianchi che non ce l'ha nessun'altra, non ce l'ha. E tu li siete a casa, nasci. Ah, no, tu non c'entri, tu resti qua. L'avete da imparare voi a trattare con le donne. Ve lo dico Lisetta. Io. Ma altro che storie. Perché io sono una signora, capisci? Anche se faccio la contadina. Una vera signora. Pezzo di imbecille. Guarda un po' che stupidi. E io gli do anche retta, stanca come sono. Robertino. Papà, che cosa fai lì? Oh, non avevo sonno e sono sceso in paese. A quest'ora? Dovevo spedire un telegramma. Sai, c'è stato un attentato a Sarajevo. Un che cosa? Hanno assassinato l'arciduca Ferdinando d'Austria. E beh, che ce ne importa a noi? È una cattiva notizia. Oddio, papà! Che ammazzino anche il Kaiser per quello che ci riguarda. Perché non vai a letto? Perché non dormi? Non ho più sonno. Fa come vuoi, papà. Il professore aveva ragione. Era una cattiva notizia. In pochi giorni tutta l'Europa fu in guerra. E l'anno dopo ci si mise anche l'Italia. Ma più grande, Mingon, la volevo più grande. Ma che le serve, signora padrona? Non ci deve mica dormire dentro. Ma io dove sarò lassù?
E voglio che la si veda da lontano, la nostra bella bandiera. Ma già voi queste cose non le capite. Quando vi siete riempiti la pancia, vi basta. Qui si combatte per la libertà. Se quelli invadono l'Italia, ci portano via tutto. Ma cosa vuole che ci portino via, signora padrona? Casomai prenderanno la roba dei signori. A noi non ci possono far niente. Senti, Edoardo, è come parlare ai sordi. Beh, tu, prendi la bandiera e mettila lassù, al posto dell'altra. E tu, Marianna, prendi questo. Sei così brava a filare la lana. Farai delle calze per i nostri soldati. Mi scusi, sa, signora padrona, me non filo niente. Fallo per la patria, Marianna. Me non faccio niente per la patria. Sì, Marianna, ma non sai che verrà l'inverno e che i soldati devono stare nella neve? Se non hanno buone calze di lana, viene il congelamento e bisogna tagliar loro i piedi. Allora li faccia il governo, i calzettoni. È lui che ha voluto la guerra. Ma li fa, Marianna. Ma non possono bastare per tutti, eh? Oh, così va bene, va, va. E questa sera torna da me. Ho un abito smesso di Robertino per Svanì. Tante grazie, signora padrona, troppo buona. Tante grazie. Mingo. Sor padrone. Credi che scenderanno i nostri figli? La miseria, sor padrone, prima che li chiamino sotto ce n'è del tempo. Vuole che non finisca prima. E poi, se quelli ci toccano i nostri ragazzi, noi prendiamo le vanghe, le forche e andiamo sotto il comune a fare la rivoluzione. I miei rispetti, signora padrona, e grazie tante. Mettiti anche a domandare il parere dei contadini adesso. Ognuno deve rimanere al suo posto, no? Mingon non è solo un contadino, è anche un amico fedele. E ha un figlio, come noi. Mio padre era meno fedele di quel che credeva il professore, ma era anche meno coraggioso di quel che credeva lui. I badili, le forche, vigliacchi. Hanno già richiamato la metà del paese. Ma mica avete mosso un dito voi. Prima o meno due volte. Se ci aveste la passione che ci abbiamo noi donne qua dentro, la guerra non l'avrebbero fatta. Sono i signori che l'hanno voluta. Signori o no, me ci dico questo. Che provino a toccarmi il mio Svanì e ci cavo gli occhi. Abbiamo preso Gorizia. Abbiamo preso Gorizia. Mamma, non piangete. Ho detto così perché lo dicono tutti. Non so neanche cos'è Gorizia. Come sto? Come sto? Papà, come sto? Come sto, mamma? Faccio chiamare la carrozza. Il berretto. Ah, già, grazie. Stai molto bene, Robertino. Solo la padrona e io l'accompagnammo alla stazione. La Dolly e il signor James erano già venuti a salutarlo la sera prima. E in quanto al professore, lui non voleva più mostrarsi in pubblico. Tenente, la patria ai suoi soldati. Signor filosofo, lei è davvero molto, molto gentile. Per dovere. Venga. Robertino!
Perché non sei stato più forte? Perché mi hai lasciato partire? Io ti amavo, Dolly. Per questo ti ho rispettata. Oh, amore mio, non hai saputo capire. Corri! Signora, la prego, la gente guarda, è maligna. Su, via. È meglio che non ritorni da tuo marito per oggi. Venga, signora, venga. Ma che cos'hai, caro? Perché non mangi? Che questa storia non può continuare così. Che storia? Robertino. Perché non è qui? Deve essere unita, altrimenti è come non esistesse. Ma zio, tu non ti senti bene? Certo che non mi sento bene! È vero, non mi sento molto bene. E vorrei riposarmi. Vorrei dormire. Un dottore, Dolly. Anche un colonnello. Rendimi i miei vestiti. Torna dentro nell'acqua e mi te li rendo. Ma questa me la paghi. Grazie, buttami anche quell'altra, così che la porto a mio pari che il va scalzo. Strega! Canguro! Ma va! Bravo, così va bene. Cuore, lascia che si diverta, che domani forse sarà anche morti. Ah! Questa non c'è più guerra, questo zendismo! Bepi! Bepi! Danila! Ti è piaciuto? Povera ragazza, vedrà altro che uomini nudi prima che finisca la guerra. Ma lascia stare, che le fa anche piacere. Ragazzi, l'acqua è troppo fredda e io me ne vado. Ah, a proposito, dov'è il signorino? Eccolo là. Robertino, se hai finito di grattarti i pidocchi, vieni fuori che noi ce ne andiamo. Vengo subito! Svani, non ci credo. Quando ti hanno chiamato? Un mese fa. Io torno a fronte stasera. Svani! Il mio Svani! Ehi, ragazzi! Questo è Svani! E chi ho avuto? Ma ve ne ho parlato, ciao. No? Ciao. Siamo cresciuti insieme. Per me Svani è più di un fratello. E adesso me lo ritrovo qui. Signor capitano, lei permette? Svani, il mio più grande amico. Piacere. Vieni. Prendi. Asciugati. Oh, no. Segui il mio consiglio, padre, non regalare via tutto quello che ti manca. Tieni per te almeno la cioccolata. Ho messo nel pacco anche la polvere per i denti e una fotografia di Dir, visto che ci tieni tanto. Quando io gli chiedo, Dir, dov'è Robertino? Lui comincia ad abbaiare e a correre su e giù per le stanze. Povero Dir. È strano come un cane resti vivo nella memoria quando si è lontani da casa propria.
Io ricordo la barca, i vecchi libri del povero papà e Dir. E lei, la ricordi? Fa l'infermiera, sai. Da prima il signor James non voleva, ma poi l'ha lasciata fare. Dicono che è a Parigi adesso. Lo so. Uscimmo di pattuglia una sera d'agosto. Forse era un altro mese, non so. Confondevo i giorni e le date. Sei ferito, Svanì? No, ma ho una gran voglia di vomitare. Senti, se mi succedesse qualcosa, porta questa lettera alla mamma e questa alla E se succede a me? Non ti succederà niente. Tu porterai indietro il suo corpo. Obbedisci, è un ordine. Così scomparve Robertino. Il suo corpo non fu mai ritrovato. Se lo son bevuto tutto queste montagne, lui che amava tanto le onde del mare. E quando tornai a casa dopo la guerra, tutto mi sembrò cambiato. Tante cose accadevano che solo qualche anno prima sarebbero parse impossibili. I signori cominciavano ad aver vita difficile, i romani. Il filosofo si era dato alla politica ed era diventato rivoluzionario. Diceva che il vecchio mondo era morto per sempre e con lui tutta una società corrotta e nazionalista. E così anche la bandiera divenne sospetta. Ma la padrona si ostinava a tenerla lassù. Finché un giorno... Abbiamo avuto abbastanza morti! Non basta la guerra, ne vogliono un'altra! Ci sta bene. È stata lei che ha voluto la guerra con la bandiera. Diavolo, Marianna, avete il cuore della iena. Dopotutto ci ha rimesso un figlio, no? Perché? Gli altri no. Gli altri non l'hanno voluto la guerra. Ecco la differenza. E gli altri hanno anche sgobato su questa terra, metro per metro, come abbiamo fatto noi. Mentre lei se ne andava in giro a prendere il tè con le amiche e con la Dolly. Sapete niente della Dolly, mamma? Mo, so che è tornata in America. L'ho scritto una volta, poi più. E la sua villa? L'ha presa il segretario della federazione. Il segretario della federazione? E con che diritto? Diritto. L'ha presa. Era diventata un'ossessione anche per loro l'idea della villa. Ormai non era rimasta che la padrona a difenderla. E adesso la padrona era povera. Noi invece... avevamo ammucchiato soldo per soldo da 20 anni. Non finivano mai di ricontarli. Di. Svanì! Svanì, vieni! Vieni qua! Svanì, ti ho chiamato per dirti una cosa straordinaria. Voglio che tu la sappia prima di qualunque altro perché tu hai sempre voluto bene al mio Robertino, vero? Ecco, leggi. Ebbene, Svanì, che ne dici? Ma è una cartolina sua, padrona. Una di quelle che spediva lei. Ah, lo so,
Ma non hai visto tutti quei segni? Forse l'hanno ritrovato. Forse è vivo. No, signora, non è vivo. Come puoi saperlo tu? La faccia finita. La faccia finita, porco Giuda. Robertino è morto, morto, caput. Perché non la smette di tormentarsi? Crede che non ci pensi io? Svani. Non parli più di Robertino. Ha capito? Non lo nomini mai. Ma Svani, non saresti contento se fosse vivo? È morto! Non è morto. Non è morto, ne sono certa. Ora vado dal maresciallo dei carabinieri e mi faccio spiegare tutto. Lui sa tutto. Tutto. Senta, lo dico per il suo bene. Non pensi più a quello che è stato. Apra gli occhi, invece. Noi le stiamo rosicchiando la casa, pezzo per pezzo. E anche la terra. Venda tutto prima che sia troppo tardi. Venda adesso, subito. O la cacceranno via. Ma mi ascolta! La cacceranno via! 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 Venga, signora, si accomodi. Aspetti un momento, signora. Devo prima informare il maresciallo. 10 anni di servizio. E s'accomodi, prego. Scrupoloso osservanza del suo dovere mi danno. Entri pure, signora. Per il suddetto Fantini, una promozione. Oh, buongiorno, signora. Buongiorno, maresciallo. Guardi, che cosa è arrivato? Sì. Sì, signora. Prego, sieda. La prego. E non prova affatto che suo figlio sia vivo. Anzi, prova il contrario. Gliel'hanno rispedita perché suo figlio è morto, disperso. Morto. Era un caro ragazzo, lo so. Mi ricordo quando era bambino, una notte sono accorso io a salvarlo. Era l'anno in cui vennero i briganti. Che anno era? Era l'anno. Dio, come passa il tempo. Finalmente la padrona si decise a vendere la villa. Non la pagammo, cara. In cambio, lei si riservò il diritto di portar via la roba che c'era dentro. Quella notte nessuno di noi riuscì a dormire. Aspettammo fino all'alba che un amico venisse a prendere la padrona con la carrozza. Ma non si udiva nulla. Thank you.
e dire. Poteva anche portarselo via. Scommetto che l'ha lasciato per tormentarci. È così vecchio. State facendo una pazzia! Svanì! Corrigli dietro! State corrigli dietro! Non lasciarmi farmi! Siete lì? Mi avete fatto paura. Credevo che vi foste e aveste sparato a quella povera bestia. No, volevo soltanto spaventarlo. Deve imparare a ubbidire anche a noi adesso. Sono me, il padrone. Tu vena, messer gordiosissime pietate asperges, per Cristo un dominum nostro. Amen. Requiem eterna dona eis domini, elus perpetua lucetere piescant in pace. Amen. Venga, padre, l'accompagno. Arrivederla, padre. Coraggio, figliolo. Grazie. Sono i padroni di domani. Cresceranno e avranno dei figli, a loro volta illusi di possedere qualcosa sulla terra. Non posseggono nulla. Di tante lotte, passioni, irragionevoli amori, non resterà che un gran silenzio, rotto soltanto dal respiro pacato del mare.